con David Bowie, eccolo lì. Grazie a voi di essere, aver appazientato, ma sai, quando è festa, no, uno perde anche la testa. Dunque, la prima domanda che uno deve fare a David Bowie, questo personaggio che da anni tiene le scene mondiali, internazionali, dello spettacolo, è chi è? Ma tu chi sei? Chi ti credi? Non ti credi di essere, ma dentro di te cosa ti senti? Cosa sei? Questa è proprio una domanda difficile. David Bowie pensa che si sta divertendo molto in questo momento. Dischi, tournée, film, Absolute Beginner, Labyrinth, grandi successi, grande impegno, ma quest'uomo, tu David Bowie, dove vivi? Come fai a vivere? Dove abiti, per esempio? Vivo fra l'Europa e l'America. In questo periodo sto molto spesso in America. Ma sono un po' internazionale. Ah, cosa ne pensi di noi, no? Noi intesi come cantanti italiani, dei nostri artisti, cosa ne pensi? Chi ti piace in modo particolare? Cosa penso dei cantanti italiani? E sono bravi. Mi piace molto Battisti. Sì. Ho l'impressione che in questi 10 anni abbia un po' trascurato la nostra musica leggera, David Bowie. A proposito, dov'è finito Ziggy? No, le ambiguità, le tue estrosità, i tuoi travestimenti. Ziggy, dov'è? Dov'è Ziggy? Ziggy è molto lontano. È nel 1973. Dopo una carriera che sta ancora andando avanti in modo clamoroso, 20 anni e più di successi, ecco, tu David, cosa ricordi più volentieri? Quali sono le cose migliori che tieni dentro di te? Le cose che mi hanno divertito. Comunque mi piace l'album Heroes e un album nel quale ho lavorato con Brian Eno che si intitola Low. Ciao David, grazie, a nome di tutti ti salutiamo tutti. Bye bye. Presto, so che sarai fra di noi per questa grande tournée italiana, e adesso invece io vado per videoclipparvi Day In Day Out. A Super Classifica Show c'è David Bowie.